Ispirazione quotidiana. Oggi vivo consapevolmente nella presenza dell'Eterno. Citazioni di oggi. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo 6:33. Perciò in questo modo conosci Dio. Tutte le cose sono in esso, come egli è in se stesso, come l'intero cosmo è. Ermete Trismegisto. Gesù disse: «E il regno dei cieli è dentro di voi, e chiunque conoscerà se stesso lo troverà. Sforzatevi perciò di conoscere voi stessi, e siate consapevoli del fatto che siete i figli del Padre, e comprenderete che siete nella città di Dio e che voi siete quella città». Frammenti di una fede dimenticata. Ispirazione di oggi. Dal momento che il regno di Dio è un regno di giustizia, e dal momento che è un regno che contiene tutto, allora diventa di primaria importanza cercare questo regno, che Gesù ha chiaramente affermato trovarsi dentro noi stessi. Naturalmente non si riferiva al piccolo sé, il nostro io, ma al grande sé, la parte spirituale di noi stessi, la nostra mente spirituale o superconscia, quel nostro sé dove è impresso il marchio dell'Eterno, il sé di Dio. Il nostro vero sé è inseparabile da Dio. Perciò, se scopriamo questo nostro sé, scopriamo anche Dio, la causa del sé. Naturalmente, tutto è sempre parte del divino, tutto è sempre contemplato dal divino e racchiuso nel divino. E dal momento che anche noi siamo in Lui e che Lui è in noi, la vera scoperta di sé è la chiave dei misteri della vita. Ermete Trismegisto ci dice che Dio racchiude in sé stesso ogni cosa in forma di pensiero, che l'intero cosmo è di per sé una forma di coscienza. Questa è la vera città di Dio, la città dei corretti pensieri e delle corrette azioni, la città perfetta. Tutti i saggi e i veggenti ci hanno chiaramente detto che abbiamo già camminato per le strade di questa città. Ma come gli schiavi nella caverna di Platone, la nostra visione è offuscata dalle ombre proiettate sulle pareti dell'esperienza umana. Confondiamo il male con le ombre, ma sono solo ombre. Mentre la verità ci si offre quando apriamo gli occhi alla luce che dissipa le ombre. Il male non è né una persona, né un luogo, né una cosa reale. Intenzione di oggi. Oggi vivo consapevolmente nella presenza dell'Eterno. Il regno di Dio è dentro di me e io vivo nella città di Dio. Io sono uno con tutti gli abitanti di questa metropoli celeste. Qui, nella vera comunione di spirito, io trovo unità, pace e gioia.